Buonasera dal TG1, il Presidente della Repubblica Mattarella torna a parlare di Covid. Il virus continua a procurare allarme, resta il dovere della responsabilità, dice il Capo dello Stato nel suo intervento per la giornata nazionale della ricerca sul cancro. I vaccini, aggiunge, hanno salvato migliaia di vite contro l'antiscienza, una battaglia da vincere. Nadia Zikowski. Con i vaccini abbiamo eretto un argine, è stata la nostra miglior difesa. Consegna i premi per la ricerca sul cancro, il Capo dello Stato, il pensiero va a tutte le ricerche, allo scambio di saperi che ha consentito di andare veloci, di salvare migliaia di vite, di proteggere la propria e l'altrui libertà, anche se il cammino è ancora da completare. Il virus continua a provocare allarme, non si è esaurito, è il nostro dovere di responsabilità, particolarmente verso i più fragili. Un dovere morale che si deve sentire nella distribuzione dei vaccini ovunque in modo equo e che deve anche far riflettere su quanto i segni della pandemia siano rimasti visibili sui malati oncologici. Ne sono risultate rallentate le misure di prevenzione in ogni loro forma, diradati i programmi di screening, rinviate molte visite diagnostiche e in qualche caso rinviate persino alcune cure. La pandemia ci ha dato la consapevolezza di quanto sia importante avere cura del sistema sanitario nazionale. I fondi per il suo sviluppo e per quello della ricerca sono nel piano di ripresa, dobbiamo saperlo realizzare, raccomanda ancora il Capo dello Stato. Ne va del nostro futuro e di quello dell'Europa. Oltre a quella fra i saperi c'è un'altra alleanza che Mattarella raccomanda, quella tra la ricerca e l'informazione per la distribuzione di messaggi corretti, capaci di sfidare la modernità dei social con la conoscenza. Questi messaggi devono misurarsi anche con i nuovi strumenti della comunicazione rapida e globale, laddove si annidano nuclei che propagano l'antiscienza. Allora vediamo i dati della pandemia con il monitoraggio settimanale. Tutte le regioni restano in bianco, ma preoccupano Friuli, Venezia Giulia e Bolzano.